musicale è nata all'interno di una band. Finita quell'esperienza ho sentito l'esigenza di portare avanti un progetto in solitaria. Questo perché ero assolutamente curioso di testare le mie possibilità sotto il punto di vista sia artistico che organizzativo. Inizialmente ho approcciato alla musica elettronica utilizzando strumenti giocattolo. Erano per lo più tastierine, batterie della Giochi Preziosi, tutti strumenti che io modificavo e saldavo, dissaldavo e con i quali poi suonavo attaccandoli ai pedali della chitarra principalmente. Suonare da solo è un approccio completamente diverso, è un universo assolutamente personale. Inizialmente la dimensione live soprattutto era abbastanza impegnativa. Non trovi intorno a te un riscontro dei tuoi compagni, non si genera quell'empatia che c'è a livello viscerale in una band e chiaramente non puoi dividere l'ansia e l'emotività con i tuoi compagni, è tutto sulle tue spalle e questo da una parte è impegnativo e dall'altra è anche stimolante. Andando avanti comunque sia con il progetto ho imparato a gestire l'emotività di un progetto in solitudine. In un certo senso, insomma, sto capendo molte cose che in un eventuale futuro progetto collettivo saprò sicuramente riutilizzare il bagaglio di esperienze che sto sviluppando con questo mio progetto. La serata di oggi è una grande vetrina per me come artista e sicuramente anche per Suoni Inchiostro e per l'associazione, insomma, che sta muovendo veramente grandi passi e sta organizzando veramente grandi cose.